mentre costruisco la piramide è arrivato il direttore dei lavori, non so se lo vediamo bene, eccolo, vorrà sapere a che punto sono. Guarda, signor direttore dei lavori, siamo ancora in alto mare. Sì, sono dentro la scultura. Il legno con cui è fatta è un legno di recupero, come il 99% delle mie opere. E quindi va sanificato, una volta montato va sanificato e aggiustato nella maniera più opportuna. Dopodiché, fatto l'interno, possiamo passare a dedicarci all'esterno. Ho stuccato tutto, ho grattato, ho finito di dare lo smalto sui punti di rinforzo, ora sto facendo il colore di fondo e come al solito ho sbagliato a prendere il colore. Vabbè, vediamo che viene fuori, dai. Via, montato tutto, vediamo un po' se regge. Allora, da qui si sale anche da qua, qui sì, ok, qui si regge, qui regge, sì. Ho iniziato a farci le scritte. Ora, in questo caso, la frase Pax tibi Pax per un latinista sarà un cazzotto in un occhio, nel senso che non è corretta. Tradotta letteralmente significa pace a te, pace, e quindi non torna sotto tanti punti di vista. In realtà in esoterismo Pax tibi Pax, il secondo Pax è inteso come Dio, perché Shalom in ebraico, oltre ad essere il saluto che si fanno gli ebrei, è anche uno dei nomi di Dio. Quindi in questo caso Pax tibi Pax in un settore determinato esoterico significa pace a te Dio, o Dio porta la pace. Ecco, un po' è tutto cambiato il significato rispetto al latino vero. È un latino come tutto quello che uso io, è un latino un po' più esoterico, un po' più di nicchia e quindi un po' più raro rispetto al classico. Undicesimo giorno di lavorazione, finalmente sono arrivati i rinforzi, è arrivato Marco che mi ripassa le scritte che ho fatto. Io sto finendo e siamo quasi a fine, fortunatamente. Manca poco, grazie ai rinforzi. Lavata, sgrassata, ora l'asciugo ed è pronta per dargli la resina di protezione. Ecco, questa parte è finita, come tutto il resto, come dicevo prima, va sgrassato. Ecco, adesso sono in relax perché sto aspettando che asciughi e con tutto quello che concerne poi che vada via per bene il sole per poter invetriare, perché la resina si dà
con una temperatura adeguata e soprattutto non sottosole, perché sennò secca e si schianta. Perché ho fatto quest'opera stando anche 11 giorni sotto il sole e tutto il resto? Ho sentito bisogno di farla perché ho trovato, come al solito, del legno di riciclo. E con questo legno di riciclo, mi è venuto in mente di crearci un Zikkurt, più che una piramide, cioè una piramide irregolare. Piramide irregolare, come ce ne sono in Medio Oriente, e da lì è venuta l'idea di coprirle con scritte inneggianti alla pace, alla vita, alla fraternità di tutte e tre le religioni monoteiste. Io ho sentito anche amici musulmani e amici ebrei e sono stati tutti contenti di questa cosa e a me ha fatto veramente piacere. Soprattutto uno ha delineato perfettamente quello che sta succedendo, che ha detto non sono le religioni che si fanno la guerra, ma sono gli uomini con la scusa della religione che si fanno la guerra. E infatti è verissimo, perché io da, posso definirmi profano, fra virgolette, perché non seguo, cioè non sono adepto di nessuna religione, ma quando parlo con tutti di altre religioni ci troviamo sempre d'accordo su un'idea di pace, di fratellanza e di rispetto reciproco. Questa piramide regolare, la possiamo chiamare, nasce proprio per quello, per ricordare che serve il dialogo, che serve l'amore, che serve la pace. E il mondo oggi non ha più bisogno di sempre. Temporale improvviso, niente, i quadri distrutti e mi ha fregato la scultura, almeno speriamo regga. Dunque, sarebbe stata pronta la croce da mettere sopra il Zikkurt della Terra Santa, ma come si può vedere a tradimento è piovuto anche oggi, quindi la piramide è finita. La vedremo solo in una foto quando arriverà a destinazione e la monteranno, perché a questo punto il camion sta arrivando, quindi colora la svelta la croce, fa il buco dove va inserita e da qui in avanti, boh, aspettiamo la foto per vederla finita. Io con voi.